attacco a nome di tanti romani. Io non vengo a spiegare ai romani come va gestita Roma, però fra buche nelle strade, scippi, sporcizia, incidenti, mezzi pubblici disastrati e disastrosi, non è Roma. E quindi io spero che i romani possano tornare a votare il prima possibile per eleggere un sindaco o una sindaca, romano o romana, all'altezza di gestire una città bella e difficile come Roma. Marino sarà la persona più onesta del mondo, ma fare il sindaco di Roma non gli viene assolutamente bene. Piazza del Popolo sabato pomeriggio dalle 3 sarà popolata e riempita da gente tranquilla, mamme, papà, bimbi, nonni, taxisti, esodati, agricoltori, poliziotti, gente che vuole un'Italia e un'Europa diversa rispetto a quelli prospettate dalla coppia, da Gianni e Pinotto, da Renzi e Alfano. E quindi spero che anche tutti i contromanifestanti, che hanno tutto il diritto di contromanifestare e non condividere i progetti della Lega di Salvini, lo facciano pacificamente, rispettando Roma, rispettando l'ordine pubblico, rispettando chi non la pensa come loro. Quindi noi non butteremo una cartaccia per terra, ci auguriamo che anche tutti gli altri contromanifestanti del mondo facciano lo stesso.